era ancora in essere. Dopodiché hanno fatto il quartiere industriale qui, hanno abbattuto una cascina quasi gemella di questa, che era lì dove c'era l'albergo, si chiamava la Maresciallo, la Selvatica, era sempre la stessa proprietà, i marchesi Litta Modignani, il ramo Modignani. Questa è rimasta su, vabbè, noi molti anni fa, quando abbiamo formato la sezione Italia Nostra, l'abbiamo fatta per salvare la chiesetta, che poi andremo a vedere perché è un monumento nazionale, e allora siamo entrati lì, la proprietà, quando ha sentito Italia Nostra, vabbè, ci fidiamo che ci hanno fatto un comodato, insomma, abbiamo fatto per 12 o 13 anni delle feste sull'Aia dentro lì, ripulendo tutto, e si faceva a settembre questa festa per tirare sui soldi, perché sì, noi siamo volontari, però i restauratori o i materiali. Le feste quelle della ghiacciaia? Festa sull'Aia si chiamava. Si ballava, si andava a prendere le strutture, si mangiava, eccetera. Dopo, una volta restaurata la chiesetta, con gli specialisti e con noi, eccetera. Come si chiama quella chiesetta? San Rocco alle Favaglie. Ah, ok, quindi non è quella. No. Corretto. Sono tre le chiese qui. San Rocco alle Favaglie è questa, chiesa vecchia San Pietro all'Olmo, dedicata a San Pietro appunto, e poi Santa Apollinare, che sarebbe in piazza, si dice Santa Apollinare ma sarebbe Santa Maria, proprio il nome, la dedicazione esatta. Questa l'abbiamo messo le mani su questa porcellaia appunto, che era il terzo monumento, chiamiamolo così. Dove siamo adesso era così, per farvi dire, dove siamo adesso, questi pilastri mezzi giù, e tutto era in questo senso qui. La proprietà la voleva recuperare come cubatura, noi ci siamo opposti con un'azione più pesante possibile politica, l'abbiamo fatta per assumere dal comune in cambio oneri, poi il comune ha fatto un bando per mettere a posto almeno il tetto, però noi ci abbiamo lavorato 8 ore al giorno per su 8 mesi, un anno, non mi ricordo neanche, perché l'impresa che ha fatto la gara l'hanno fatta guardando i disegni all'ufficio tecnico. Poi quelli che l'hanno vinto, era un'impresa calabrese che proprio era qui, sono venuti qui, mi ricordo, erano qua col camion, sono venuti là, hanno guardato, hanno girato il camion, stanno passando via di fronte.